i social scrivono i festeggiamenti, spumante, trenini, feste. No, assolutamente. Io sono stato alzato a vedere i risultati, che peraltro erano evidenti già da subito, fino alle 2. Ho sentito il discorso del presidente Renzi e poi sono andato a dormire alle 2:15, tranquillamente, nessun festeggiamento. Da gennaio 2015 siamo qui gratuitamente, però ci sono. Lei non so. Esattamente. La legge di stabilità del 2015, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, cancellava la norma per cui al CNEL i consiglieri avevano un'indennità e rimborsi spese e potevano fare delle attività. Adesso noi non abbiamo più né indennità né rimborsi spese e tutto quello che facciamo, i convegni, le attività ordinarie del CNEL, perché la legge ci impone di fare delle attività, lo facciamo senza costo per l'erario. L'indennità lorda era per un consigliere di 25.000 euro lordi l'anno. Il bilancio del 2016 del CNEL è di 8,7 milioni di euro. 4-5 milioni sono per il personale, 3 milioni più o meno, grandi linee, per la manutenzione della villa. Il personale, anche nel caso che avesse vinto il sì, che sarebbe andata alla Corte dei Conti, e la villa, anche se avesse vinto il sì, non penso che l'avrebbero abolita, come dire, abbattuta il giorno dopo. Quindi chiunque se la fosse presa o se la prenderà dovrà più o meno sostenere gli stessi costi nostri. La legge ordinaria del CNEL è la legge 936 del 1986, fotografa un'Italia che oggi non c'è più. Quella legge andava cambiata già tanto tempo fa. Adesso, con il fatto che la Costituzione Nella Costituzione l'articolo 99 del CNEL rimane in piedi, è l'occasione migliore per riformare profondamente la legge ordinaria del CNEL, cioè cambiare mission, governance, numero di consiglieri, modalità di designazione dei consiglieri, cioè renderlo uno strumento veramente utile a governo e Parlamento e quindi al Paese. Come è in tutto il mondo, perché in più di 80 paesi del mondo esistono i CNEL, si chiamano Comitati Economici e Sociali. E a Bruxelles c'è il CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo, che è un'assemblea di 300 persone dove sono rappresentate le formazioni sociali di tutti i 28 paesi aderenti all'Unione. Vogliamo essere quello che la Costituzione ci assegna come compito, cioè un organo costituzionale, quindi non è il bar dello sport, insomma, ecco, voglio dire, non. Qui la gente aveva le sue idee, i suoi convincimenti sul referendum, ma è stato tutto gestito in modo molto semplice e tranquillo, insomma. Niente trenini, niente champagne. Non sarebbe consono al ruolo istituzionale che abbiamo.